Buonasera. Buonasera. Allora, il gol di Pasalic è la fotografia impietosa della serata, però la cosa preoccupante, a mio giudizio, però vorrei una riflessione tua, è che già prima in doppia superiorità, in 11 contro 9, il Bologna aveva concesso 2-3 ripartenze al Milan e poi in qualche modo si era salvato. Sì, siamo stati poco lucidi in quello, quindi la grande voglia di voler fare a tutti i costi il risultato, anche per come si erano messe chiaramente le cose, avendo due giocatori di vantaggio dal punto di vista numerico, ci ha portati a perdere quella lucidità che era fondamentale, che è fondamentale. Mi è capitato da calciatore di vivere situazioni del genere, dove pensi che adesso, siccome sei in vantaggio numerico, diventa più necessario ancora prendere palla, portare palla, andare da soli, creare la situazione. No, invece bisognava, come ho detto alla fine del primo tempo, ragazzi, dobbiamo essere lucidi adesso nel cercare di muovere palla veloci e di muoverci, perché poi con pazienza prima o poi la giocata la troviamo. Poi è venuto fuori anche il vantaggio doppio, no? Per cui ancora di più era necessario fare questo. Invece abbiamo subito un paio di ripartenze che sono veramente state come dire, difficili da poter digerire, perché non siamo stati bravi nell'avere quella lucidità necessaria nell'andare a raddoppiare, nell'andare a coprire in maniera preventiva, e questo non possiamo permettercelo, insomma. Quindi, però, i ragazzi avevano così tanta voglia di riscattare il risultato negativo che questa grande voglia ci ha portato poi ad avere quella mancanza di come ho detto, di lucidità, che è fondamentale, no? Perché è chiaro che comunque una squadra come il Milan, che rimane in 9, è chiaro che si difende in 9, no? Difficilmente ci si difende più di 9 o 10 giocatori, no? Perché una squadra perde sempre 1-2 giocatori, quindi loro avevano solo quel compito di stare lì belli chiusi, compatti, e poi ripartire. E noi invece li abbiamo fatti ripartire in un paio di circostanze, anche se poi sono state veramente 2-3 contropiedi micidiali che potevano costarci, però che noi dobbiamo riuscire a prevenire meglio, no? E quindi tutti quanti erano veramente distrutti da questo risultato, i ragazzi, quindi il maggiore responsabile è chiaro che è il sottoscritto, ed è giusto che sia così. Loro devono solo avere l'aiuto e il supporto necessario, perché per venire fuori da questo momento delicato bisogna avere l'aiuto di tutti, no? E loro sanno che solo attraverso il lavoro e solo attraverso la compattezza e la voglia di aiutarsi l'uno con l'altro si può superare questo momento, perché fino a un paio di settimane fa eravamo lì che parlavamo di decimo posto per la posizione in classifica. In 15 giorni può cambiare veramente tutto, se non si fanno più le cose come si deve, e se si perde quella tranquillità che è necessaria e fondamentale per portare avanti un campionato. Una cosa solo, una curiosità. Allora, se il cambio di Viviani si spiega col giro palla, con una soluzione in più per il giro palla, non ho capito, a meno che Mbaye non si sia fatto male, quello di Torosidis. No, quello di Mbaye è solo perché era un giocatore che era stato ammonito, che correva il rischio anche di fare un fallo e dover essere espulso. Non volevo dare questa ulteriore possibilità di perdere il vantaggio numerico e mettere comunque un giocatore che ha anche esperienza e più, come dire, capacità nel saper gestire, no, quei momenti, perché Torosidis chiaramente è un giocatore che ha questa capacità, che ha questa lucidità proprio per l'esperienza che ha, no? Semplicemente era quello, perché poi mettere un altro giocatore là davanti va a finire che fai ancora più vai ancora più a intasare quelli che sono gli spazi e complicarti la vita, quindi non era quello che volevo, ma volevo soprattutto avere un giocatore che prima di tutto che togliesse la possibilità eventuale di una munizione sciocca, perché poi ripartono e sei costretto a fare un fallo e perdere il vantaggio numerico, e poi perché anche in fase di gestione, in fase difensiva, lui ha un pochettino più di esperienza, no? Primo tempo buono perché avete atteso, siete ripartiti, insomma, avete giocato molto bene, l'espulsione è arrivata alla fine. Ma il secondo, come il secondo col Napoli, è sembrata un po' una squadra un po' scombinata, decisamente scombinata. Col Napoli troppo aperti per far bene, non sa bene che cosa, a campo aperto. E oggi o non hanno ascoltato la panchina, no, oppure perché c'è stato tutto il tempo. In questo momento
non ritengo che non sia neanche intelligente, utile stare a fare, quindi ci prendiamo tutte quelle che sono e mi prendo tutta la responsabilità che è necessaria, perché io sono il primo responsabile, quindi sul resto stare a spiegare, giustificare serve a poco, quindi non cambia poi fondamentalmente il risultato, no? E questa è la cosa che più brucia, brucia i ragazzi, brucia il sottoscritto, brucia la gente, brucia i tifosi, perché i ragazzi volevano oggi dare una dimostrazione ai nostri tifosi che gli applausi che hanno attribuito alla squadra alla fine di una partita persa per 7-1 giustamente andavano ripagati, e questo era l'obiettivo, questa era la voglia, questo era il desiderio. Poi dopo quello che è venuto fuori chiaramente è stato qualcosa che difficilmente si può immaginare, no? Perché i presupposti erano veramente perfetti per fare il risultato pieno, non è stato così, quindi ripeto, la responsabilità principale del sottoscritto, i ragazzi hanno bisogno solo di essere aiutati, di essere stimolati nella maniera giusta, perché abbiamo ancora tanta strada da fare davanti e questa strada va percorsa con un'identità e con un, come dire, con l'aiuto necessario per venire fuori da queste due partite difficili, brutte e da mandare giù. E quindi con questo tipo di atteggiamento allora si può pensare di recuperare qualcosa, se no si fa solo del disfattismo che è inutile. Va bene che si spari e si dica tutto quello che è giusto dire nei confronti di Donadoni, ma i ragazzi devono essere aiutati. Mister, le do solo un dato: 20 tiri a 5, 5 solo nello specchio, la sua squadra, 4 il Milan. Sta qui la differenza: la sua squadra oggi ha fatto il 25% dei tiri nello specchio, il Milan il 90%. Se prendiamo il Napoli, ne ha fatti 9, praticamente l'80%, 7. Insomma, sì, questo è un dato che la sua squadra deve migliorare, perché sicuro, insomma, 9 sicuro, contro. Ma siamo riusciti anche a tirare e a tirarci addosso. Quello non è questione di non saper tirare, quello è questione anche a volte di quel pizzico di sfortuna che viene, perché se non ricordo male c'è stato un tiro di qualcuno che ha ribattuto Simone sulla schiena, e poi dopo ha ribadito ancora Pulgar, se non sbaglio, e l'ha presa un difensore deviandola sopra. È chiaro che dobbiamo essere più bravi e incisivi in quello, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, sapere che cosa significa arrivare lì e trovare poi la conclusione. Noi in questo indubbiamente abbiamo palesato dei limiti, ma per tutto l'anno, non da stasera, no? Quindi bisogna solo allenarsi. È chiaro che se ragioni dicendo poi in partita le cose cambiano e quindi l'allenamento, anche se si sbaglia, va bene lo stesso, diventa difficile. L'allenamento è soltanto la preparazione a quello che poi ti capita durante la partita, e quando tu non hai la cattiveria necessaria anche in allenamento per fare gol, poi anche la domenica diventa più difficile, perché hai anche avversari che sono più motivati contro, e questo è un aspetto che bisogna indubbiamente migliorare, bisogna mettersi lì, lavorare, continuare, insistere, perché sennò è difficile migliorare, no? L'obiettivo del decimo posto, visto che stasera vincendo sarebbe stato decimo, è ancora percorribile? Ma se penso ad una eventualità del genere mi viene veramente, come dire, non so come descriverlo, un qualcosa dentro che è difficile spiegare, però ci siamo fatti male da soli, quindi come ho detto prima il primo responsabile sono io, e da questo dobbiamo trarne i giusti spunti per venirne fuori, perché ci vuole poco, a volte basta un non nulla, però bisogna avere quella cattiveria di andare lì, perché Pasalic è arrivato lì da solo e noi eravamo in 4-5, bisogna essere bravi a difendere, ma bisogna anche avere la capacità e la voglia di arrivare là davanti, perché qualche volta la palla di lì passa e noi abbiamo fatto tanti traversoni, tante palle buttate dentro che poi però hanno sempre visto loro riuscire a rimediare in qualche modo, e lì bisogna avere lì quella cattiveria necessaria, perché solo così poi alla fine vinci. Mister, ti chiedo un chiarimento tattico. Quando il Milan è rimasto in 9 e tu ti sei messo a 3, vi siete messi a 3 dietro, e volevo capire che vantaggi poteva darti. Una domanda proprio, ti chiedo anche una spiegazione molto didattica. Il fatto di mettersi a 3, visto che loro comunque, se non sbaglio, avevano una sola punta che era alla fine Deulofeu, volevo capire come volevi in qualche modo cercare di aprire il gioco. No, beh, giochi a 3 semplicemente perché volevo avere sempre due giocatori
che potevano essere una immarcatura e una protezione su Delefeo, ma l'altro chiaramente ogni volta si spinge in avanti e diventa, come dire, il metodista aggiunto, no? Però noi non siamo stati bravi in quello, non siamo stati bravi perché spesso volentieri ci siamo trovati comunque uomo contro uomo pur avendo altri due difensori che non davano il giusto supporto. E poi è chiaro che volevo avere un po' di più di proposta in più sugli esterni, no? Con i centrocampisti che potevano buttarsi negli spazi, con Simone e Krejci che potevano dare ampiezza, però non siamo stati bravissimi nel cambiarci di posizione, nel trovare il modo di togliersi da una posizione per dare meno riferimenti. Siamo stati un po' statici in quello e poi dopo portando palla ci si ingolfava nel centro oppure si mettevano queste palle che chiaramente un po' eri anche costretto perché il Milan comunque faceva pacchetto lì davanti alla difesa, faceva densità e quindi dovevi cercare di mettere queste palle veloci, non alte perché noi non abbiamo dei grandi saltatori, no, di testa, però con queste palle veloci che ricordo un episodio dove Mattia poi è riuscito ad anticipare che se solo quella palla lì passa dietro c'è Zemaili solo, no? Però bisognava cercarlo con più insistenza, con più capacità anche nell'andare a proporre, a mettere questa palla filtrante sui piedi, perché poi dentro l'area può succedere di tutto, no? Può venire fuori anche il calcio di rigore. Noi in questo a volte non siamo stati bravi, anche quando la palla andava sull'esterno magari verso Krejci, poi dall'altra parte bisognava puntare verso la porta e andare a finalizzare, invece stavamo ancora larghi qualche volta e noi abbiamo dei giocatori che hanno un po' queste caratteristiche, non sono dei, come dire, degli stoccatori in area di rigore, però bisogna sforzarsi perché poi alla fine la palla deve andare dentro in qualche modo, se si sta sempre larghi diventa difficile. Senti, ho avuto l'impressione che tu abbia giocato un 10 contro il Milan più Verdi che ha giocato la sua partita contro il Milan da solo. Secondo te Verdi ha più pagato la sua grandissima voglia di far vedere al Milan tutto quello che era stato e non è stato, oppure ancora una condizione sommaria? No, beh, insomma, Verdi ha fatto due mezze partite, no? Anzi ha fatto mezza partita nelle due precedenti come tempo, come minutaggio, e oggi ho voluto metterlo perché so che poi è un giocatore che ha il colpo, può avere il colpo decisivo, può avere la punizione importante, no? È capitata subito una punizione che avevamo anche provato in mattinata e che poi non è venuta come avrebbe dovuto, però insomma è chiaro che Simone sta cercando di trovare la condizione ottimale che passa attraverso le prestazioni, no? Poi stasera magari ha sbagliato più del necessario, è stato più frettoloso in determinate circostanze, poco lucido, però insomma questo è un po' figlio dell'assenza di qualche mese che ha necessità di trovare il tempo, insomma. Roberto, tu sottolinei molto le soluzioni di gioco giustamente per arrivare a una vittoria che invece non è arrivata, però sappiamo tutti che certe partite, certe situazioni favorevoli come quella capitata stasera con due uomini in più si sbloccano in maniera sporca, con personalità, con coraggio. Non hai questi uomini, cioè, penso a destra ma anche a centrocampo, ma, cioè, non ci sono uomini capaci di... Lo so, però noi dobbiamo... Cioè, detto così, a me personalmente, se io dicessi una cosa del genere, sarebbe come cercare una scusa che non bisogna cercare, no? Noi abbiamo chiaramente dei giocatori che hanno determinate caratteristiche e bisogna cercare di sfruttare al meglio queste caratteristiche. Oltre a queste caratteristiche che loro hanno, cercare di tirar fuori anche qualcosa in più che non hanno e che piano piano deve crescere. Sì. Ma come ho detto prima, no? Passa attraverso l'allenamento, passa attraverso quella determinazione che durante la settimana, sapendo che se sbagli non succede nulla, però devi avere la voglia di fare gol. Se arrivi davanti al portiere 10 volte, 8 volte devo buttarla dentro, 2 volte posso sbagliare, non deve essere viceversa. E poi dire, vabbè, tanto anche se facevo gol oggi cambiava poco, perché poi ti capita la domenica solo una volta e sbagliarla una volta sola vuol dire perdere o vincere la partita, no? Questo deve essere, questo tipo di concetto glielo ribadisco continuamente ai ragazzi. È chiaro che qualcuno è più portato e qualcuno meno, però tutti quanti devono crescere da questo punto di vista. Signore, grazie, buonasera. Buonanotte a tutti.